Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di ieri nella nostra provincia come in numerose parti d'Italia. Nel Fanese molti allagamenti e disagi al traffico. In particolare sono stati interessati quei punti in cui le piogge abbondanti spesso provocano problemi. Il sottopasso del Lido è puntualmente finito sotto di 30 cm d'acqua e dove un'auto è rimasta bloccata ma senza pericolo per gli occupanti. Non ne par più. Questo ne par più. Ah, sì. S'affoga lì. Allagamenti anche in via Pisacane e da Cucurano, dove una partita di campionato è stata sospesa per l'acqua che pioveva dal soffitto. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, oltre una ventina nella giornata per ogni squadra, per allagamenti o caduta rami, come in via del Ponte, nel quartiere San Lazzaro, dove il forte vento ha sradicato un grosso albero che è caduto su alcune auto parcheggiate. In superstrada, a un chilometro dallo svincolo di Bellocchi, una grossa quercia è caduta sulla carreggiata, senza causare particolari danni e dove nessuna vettura è rimasta coinvolta, ma creando forti rallentamenti alla circolazione. Anche a Pesaro, acqua nei piani bassi, nelle case e negli scantinati in via San Martino e diversi rami caduti in zona mare, come in via De Maino, dove una pianta è caduta su un'auto in sosta. In provincia la grandine si è abbattuta ad Apecchio, preceduta da un cielo cupo e grigio che ha imbiancato tetti e strade e ha fatto crollare la temperatura. A Lunano poi un improvviso acquazzone ha rovinato la Sagra della Castagna in pieno svolgimento, costringendo migliaia di persone a ripararsi sotto i gazebo degli espositori o in punti di fortuna. Ecco i lavori del nuovo sottopassaggio, anche qui possiamo notare gli allagamenti. Ecco, qui siamo a zona Rosciano. L'oceano Atlantico.